Tanto l'elicottero che ci sta ancora cercando, sti random. E ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Manny ha fatto una brutta fine nella scorsa missione. È stato ucciso da Elisabetta Torres e il suo corpo se n'è andato in macchinina a fanculo. E l'ha preso un dottore insieme a quello del suo cameraman e non so poi che fine faranno. E non è di nostra competenza. Oggi Patrick McCreary vuole incontrarci. Si è nascosto sotto un nome misterioso e lo andremo a incontrare al sud di Algonquin, a Kamanatan. Ovviamente ragazzi, prima di partire la mia richiesta è sempre la solita: like, iscrizione e campanellina sul vostro profilo, perché così poi state sempre aggiornati. Direi di, come viene da noi con la porta aperta, andare a gioco. Allora, ci siamo trovati qui, Mallory. I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. Nesta, there was always something funky about her. I'm real sorry. Tanto ce l'hai fatta conoscere te e non ti vuoi assumere tue responsabilità, grande. Comunque appunto Patrick McCreary vuole incontrarci qui e quindi andremo da lui a sentire cosa vuole. Magari una bella pizzetta al Poop Deck, cioè il Poop Deck Seafood Restaurant, dove fanno pesce, quindi a pizza non credo proprio. Tradotto come mazzo di cacca. Ristorante mazzo di cacca, vorremmo prenotare un tavolo per due. Ok, perfetto. Comunque sia, call and collect. E questo non è Patrick McCreary, ma è Francis McCreary. Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh. What do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. The people ain't perfect. Life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me. And I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the... Sto cercando di ricordare quale missione sia questa, ma momentaneamente, ragazzi, non mi viene in mente niente. E vi ricordo, l'ho giocato l'ultima volta 12 anni fa, quindi... Se non me lo ricordo benissimo... Siete un po'... capitemi. Admitting guilt. I ain't guilty of nothing other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Andiamo al punto panoramico. Che bella sta Manhattan. Allora, evidentemente è un pochino lontano questo punto d'osservazione, quindi insomma, diciamo che andarci a piedi non è di certo la scelta più consigliata. E allora abbiamo sicuramente bisogno di un mezzo, magari un quadriciclo come minimo. No, prenderebbe bene anche una moto, dai. Ci sono più taxi che altro. Cab, fermati. Grande, grande. Perdonatemi che vada a scatti, ma la grafica fa un po' schifo oggi. Non mi dà i massimi potenziamenti richiesti. Poi torneremo a giocare su PlayStation, garantito, raga.
Comunque sia, beh, $37, ci sta, ci sta. 25.000 di patrimonio. Ah, ok. Adesso ricordo, qua sul terrazzino dobbiamo imbracciare il fucile da cecchino, se non vado errato. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him to keep a lookout for someone answering a phone. You won't be far. Ok, beh, il messaggio è abbastanza chiaro. Sì, perché l'ho fatto, non lo so. Due messaggi. Ok, dobbiamo chiamare questo numero qui. Sento già che squilla. Hello? Who's there? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah, you better have my paper. Lo sento a sinistra. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. Ok, quello. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got the money. Eccolo. Really? Yeah. Lunatic has... Beh, dai. Ora, beh, due stelle per questo mi sembra un pochino esagerato. Non costringetemi a spararvi, perché poi mi ha aumentato le stelle e mi tocca impiegare più tempo per scappare. Quindi non rompetemi i coglioni e datemi più che altro una macchina. Beh, per fuggire questa macchina è perfetta. Insomma, è abbastanza scomoda. Questi qua stanno venendo a piedi davvero, sono più veloci del limousine. Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Beh, direi super mega iper easy. Iper easy, signori. Kingun. Prima missione che è nata e morta in Algonquin, ragazzi. Che bello, che bello. Che bello. Altro elicottero che ci sta ancora cercando, stia random. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Bene, ci siamo. Call and collect completata. Un'altra missione che viene collect. Botone di merda. E devo aspettare la chiamata di Patrick McCreary, perché in realtà, ragazzi, deve fare Album Green Garage e non compare. Però compaiono i miei saluti, compare la mia richiesta solita di iscrizione al canale, della campanella, del like, di tutto quanto, tutto il pacchetto, che in realtà per ottenerlo richiede veramente un secondo e mezzo neanche. E va in allegato ai miei ringraziamenti e alla mia promessa di vederci presto. Bacione, signori, alla prossima.